Amici di Endu Channel, benvenuti a questa nuova puntata di School of Cycling. Oggi andiamo a parlare di forza esplosiva e di forza rapida, e per farlo non sarò solo, mi divertirò oggi perché finalmente sottoporrò gli esercizi a un atleta, Marco Corrà, ex triatleta e adesso ciclista per amore, ciclista per passione. Quindi andiamo a vedere questi tipi di forza e divertiamoci a fin di bene a torturare il buon Marco. Via! Volkswagen. Buongiorno Marco, come stai? Angelo, tutto bene, tu? Guarda, sono contento perché oggi non sono io a pedalare, vedo un ragazzo bello in forma, pronto a sprigionare watt come non ci fosse un domani. Tu sei un ex triatleta. Ex triatleta, a livello professionistico per 10 anni, abbandonata la vita del professionismo e accolta la vita del ciclista amatoriale. Ma ti è presa apposta malattia della bici? Purtroppo sì, purtroppo sì, me ne sono innamorato. Mamma, come mi diverto oggi. Ascolta, sei un salitomane anche tu o fai qualcos'altro, tipo circuiti, quant'altro, queste cose? Ma allora, se devo scegliere tra una gran fondo e un circuito, 10 volte un circuito. Mi piace divertirmi, mi piace l'alta velocità. Grazie, sei una mosca bianca nel popolo italiano di salitomani. Ascolta una cosa, bene, sai che noi stiamo facendo questo cluster dove spieghiamo un po' di forze, abbiamo parlato della forza dinamica nelle puntate precedenti, ma oggi, visto che tu fai circuiti, forza esplosiva, forza rapida, hai mai sentito? Un pochino sì, l'ho un po' allenata, so di cosa si tratta, soprattutto perché facendo circuiti la forza esplosiva e la forza rapida sono due elementi fondamentali, perché ogni curva è una volata, quindi... Hai messo del lubrificante sulle ginocchia? Sì, stamattina sì, ho messo un po' di... Guarda, io oggi voglio sottoporti un po' di esercizi, che sono un po' quelli che andremo a fare in pianura, da lanciati. Viaggeremo dalle 90 alle 140 pedalate, in situazioni sia pianura, anche discesa e poi strappo a salire, poi leggera salita, ma poi ti farò andare anche, vedremo se sarai capace, oltre le 140 pedalate al minuto, sempre con picchi massimali. Sei pronto? Ti sei zuccherato abbastanza? Assolutamente sì, ma mi sono portato anche i rinforzi, quindi siamo pronti. E hai fatto bene, con della qualità, perché andremo a lavorare quasi sempre sui picchi massimali, per cui i zuccheri ne vanno via in quantità industriali. Perfetto. Che bello. Oggi soffri tu. Andiamo. Allora Marco, iniziamo con un esercizio di forza esplosiva, quindi pianura da lanciati, ti faccio andare 25-30 km orari e innestare un... cos'hai davanti, un 52? 48. Un 48, è sempre gli alternativi voi. Facciamo un 48-14, un 48-13, questo serve anche agli amatori, anche a chi va in salita, perché comunque quando scollini, poi l'abbiamo visto in tante gare, arrivi la discesa che sei staccato e comunque devi fare una volata per riagganciarti poi al gruppetto che ti precede e andare a fare il tratto di pianura. Quindi questo esercizio consiste nel portarsi a 25-30 km orari, strada di pianura, e esprimere la massima potenza per un arco di tempo che va dai 15 ai 20 secondi. Poi puoi farmi un recupero di 1 minuto e 40 tra le serie. Prima ti faccio fare un riscaldamento, perché so che in Italia alla gente gli piace andare in salita, come ad esempio qui nelle tue zone, anche qui in Brianza, non è tutta pianura, per cui mi dice: Angelo, che noia, devo fare tutta pianura. No, ti posso far fare una variante che scopo ha? Quella di renderti l'allenamento più divertente, perché non voglio farti fare tutta pianura, quindi è importante anche per l'amatore, se c'è una salitella vicino, ad esempio, si può andare a fare un fartlek, vale a dire una ventina di minuti, dove ogni 4 minuti stai in zona 3 e ogni 4 minuti tu mi fai un minutino in zona 4 alta, diciamo, dove cerchi di andare a 85-90 pedalate al minuto, anche se sei su una salita del 4%. Sicuramente dal punto di vista scientifico non è il riscaldamento più puro per questo tipo di esercizi, ma è un giusto compromesso utile per gli amatori per riuscire ad unire il divertimento di un percorso vario a quella che può essere poi la noia di un allenamento molto mirato come quello di queste ripetute, che sono molto cadenzate, con un recupero anch'esso molto preciso. 3, 2, 1, via!
su, sui piedi più che puoi. Ale, dai. E hop! Com'è? L'hai troppo, preso il picco troppo, lì? Troppo agile? Il picco di potenza? Non l'ho visto. Cadenza? Cadenza alta. Rifare. Puoi fare meglio. Adesso mi registri il picco di cadenza, perché secondo me puoi fare ancora di più. Eri sotto le 120. Cerchiamo di arrivare a 130 almeno, pedalate al minuto. Vai! Più composto, fermo col bacino! Meglio. Bene. 1192. Molto meglio, fermati un attimo. Molto meglio adesso. Ricordati sempre anche il lavoro del core, di non buttare via energia in giro. Più composto riesci a stare, più velocità tu riesci a fare. Ok, adesso recupera quello che ti serve. Prima abbiamo detto 1:40, però se hai bisogno di recuperare di più lo fai. L'importante è che quando parti a farla ripetuta la fai proprio, come si dice in gergo, gamba piena. Dopo 3-4, se hai bisogno, che senti già la gamba che trema, prendi un po' di zuccheri. Ok, ne facciamo 8 oggi per iniziare. Va bene, di questo tipo. Comunque mi raccomando, abbiamo detto 1:40, se hai bisogno prenditi anche 1 minuto in più, ok? Vedo che ti assesti sempre intorno a 1100-1150, le ultime stanno un po' calando. Questa è una cosa molto interessante anche per quelli che farai quando farai i compiti a casa da solo. Spesso ci si domanda quante ne devo fare. Ne devi fare fin quanto vedi che riesci a tenere una potenza. Adesso andiamo a vedere, se l'ultima hai un calo di un 20-30%, sospendiamo le ripetute e magari la prossima settimana cerchi di aggiungere una in più. Questo anche per le prossime volte. Se tu vedi che il picco è sempre efficace, puoi continuare a fare la nona e anche la decima. Se tu vedi che hai un 20-30% di calo, basta. Ok. Vediamo se proseguiamo questo trend. Io direi che secondo i miei calcoli con l'ottava andiamo giusti per oggi. Andiamo! Ale! Ultima, su. Guarda avanti, fuori. Bene. Lo senti dentro. Ultima, su. Guarda avanti, fuori. Bene. Sfreccia, vola, corri, respira. Nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetilar Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetilar Nutrition. Esercizio 2, la situazione è quella più tipica, dove in gara si fanno proprio i distacchi principali. Chi riesce ad utilizzare bene questa caratteristica è colui o colei il quale può agganciarsi alla fuga o addirittura fare un'azione d'attacco o vincere una volata, perché forza esplosiva e volate, diciamo che vanno a braccetto e sono direttamente correlate. Quindi ti farò partire lanciato anche a 40-45 km orari, andiamo a cercare una strada che sale e anche lì per 20 secondi dovremo cercare di restare sopra le 90 pedalate e concludere la ripetuta anche a 115-120 pedalate. Non è facile le prime volte, magari ci incatricchiamo un po' con il cambio, non capiamo, però basta rifarla una seconda volta per capire. Questa è la situazione tipica che si trova in gara, dove si fanno le grandi differenze, perché chi riesce a calibrare bene lo sforzo, o meglio a capire quando è il momento di dare all out, fuori tutto, quando la strada sale, è la persona che la maggior parte delle volte vince o riesce a fare l'azione d'attacco giusta. Ale! Su, cadenza! Ale! E stop! Bene, questo lo fate tot volte, la bibliografia dice 20 secondi, io vi dico 10-15 secondi, recupero 1 minuto e 40 o anche di più se ne avete bisogno. Puoi iniziare con 6, man mano che senti che ce ne hai vai avanti fino a farne 8, a un massimo di 10, da fare sempre a gamba fresca, non a fine settimana ma a inizio settimana. Marco, adesso ti propongo l'esercizio in leggera salita. Perché ti dico leggera? Perché deve essere l'1-2% al massimo, altrimenti è molto molto flebile il confine tra forza dinamica,
quella che abbiamo detto nelle puntate precedenti, che va fino alle 90 pedalate. Peraltro la forza più utilizzata nell'analisi dei file, la forza più utilizzata nelle gare, sia amatoriali che professionistiche, per cui bisogna stare molto attenti ad avere una cadenza elevata giusta, quindi sopra le 90 pedalate. Chiaramente se noi lo facciamo su pendenze un po' più dure, attorno al 5, 6, 7, 8% non riusciamo a raggiungere l'RPM e quindi stiamo in un altro esercizio. È importante anche qui riuscire ad andare sopra le 90 pedalate, perché prova a immaginare in una volata a ranghi ristretti arrivate su uno strappo e gli altri si fermano a 90-95 pedalate, tu sei in grado, a parità di rapporto innestato, di spingere anche 100-110 pedalate. È quello che fa la differenza per andare a vincere la gara. Certo. Ehi! Altro esercizio per la forza esplosiva, quindi stiamo sempre ragionando in un range massimale che va dalle 90 alle 140 pedalate al minuto. Questo è l'esercizio più efficace, ma ahimè non lo si può fare per strada, quindi io ti consiglio di fare questo esercizio o dove c'è traffico chiuso o in un'area privata, oppure in pista, anche perché in carriera questo è stato l'esercizio più edificante che ho utilizzato e quello che dà più risultati. Si tratta di simulare realmente quello che viene in corsa da dietro moto. Se c'è una Vespa degli anni 70 ancora meglio, perché ha un andamento simile a quello di un corridore che ti precede, ci si porta a una velocità di 60-65 km orari, poi quello è tutto relativo, dipende dalle tue caratteristiche. Per un velocista sono 65 km orari, per uno scalatore potrebbero essere 50. Comunque ci si porta a uno sforzo submassimale, si lancia la moto e proprio come avviene in una volata si fanno 20 secondi. Può essere molto utile magari trovare un punto di riferimento, un cartello, la classica volata al cartello, rivisitata con termini un po' più adeguati al periodo in cui ci troviamo. Quindi una volta si chiamava la volata al cartello, adesso si chiama forza esplosiva in regime massimale. Quindi all out 20 secondi, fuori dalla scia della moto, vroom, e fare fuoco sui pedali. Questa è quella più divertente, ma ripeto, va fatta a zona di traffico chiuso oppure in pista. Forza rapida, ad onore del vero va detto che viene usata poco, viene usata maggior parte delle volte dai pistard, e quella sopra le 140 pedalate, oppure gli atleti di BMX sono incredibili perché riescono, pensa, a sviluppare 1800-2000 watt a 180 pedalate al minuto. Quindi è molto importante farle, anche perché ti fa prendere quella capacità neuromuscolare di reazione di avere pochissimi millisecondi di tempo di applicazione della forza, perché sei velocissimo, e quindi questo in dote fa migliorare tutte le altre curve. Come si fanno questo esercizio? Come ti farò fare il primo esercizio? Lanciato, discesa, anche lì possiamo mettere il famoso cartello, solo che questa volta discesa che scende 4-5% e lì veramente giù tutto e devi avere l'effetto che non si vedono le gambe. Sai come Willy il Coyote nei cartoni quando corre, che vedi? Ecco, succede quella cosa lì. L'obiettivo qual è? Raggiungere il più alto picco di cadenza di pedalata possibile. Allora tu mi dirai, ma perché devo fare tutta sta roba che poi in gara non ci vado mai? Appunto per quello che ti ho detto all'inizio. Prendi la sensibilità di spingere la forza con pochissimi millisecondi di applicazione. Marco, non siamo a Laguna Seca, anche se sembra The Corkscrew, il cavatappi di Laguna Seca, ma questa, neanche farlo apposta, è la situazione ideale per fare un esercizio di fino. Ne abbiamo parlato anche prima. Anche qui il confine è molto sottile tra forza dinamica e forza esplosiva, e ti chiedo veramente un esercizio di stile e di concentrazione, perché dovrai arrivare su quello strappo lì che è al 6-7% comunque a tenermi una cadenza di 100 pedalate al minuto. E qui il gioco si fa intrigante, ma anche difficile, ma allo stesso tempo edificante, perché se tu riesci a tenermi quella cadenza è esattamente quello che ti serve, cioè quella cadenza sopra le 90. Qua io non ti chiederò di fare 120 pedalate al minuto, ma cercare almeno 105-110. Fatalità poi spiana, ed è quello che ti permette di dare un gap incredibile quando sei in gruppo con delle altre persone. Qui può darsi che ci vogliano anche un paio di ripetute per capire i rapporti giusti, perché tu mi devi arrivare giù tutto, lanciato, ti tieni per fare lo sprint. Quando la strada inizia ad imbeccare, a salire, tieni il rapporto, ma non ti devi piantare, come succede nella stragrande maggioranza delle persone. E qui non solo è un esercizio dal punto di vista delle gambe, delle forze implicate, ma è anche un esercizio di tecnica ciclistica, perché devi in anticipo capire qual è il rapporto giusto per non piantarti.
arrivi la portone, bello cacciato giù, come vedi lo strappo, ta 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 ta, 3-4 denti più agile, su, 110 pedalate, vediamo. Non ti preoccupare se la prima magari arrivi a 90, sappiamo che quella dopo devi usare un paio di denti più agili. Ma questo è quello più bello perché è la situazione reale che si crea in gara. Chi sa far bene e sa usare bene la forza esplosiva in questi frangenti di gara di allenamento è colui o colei il quale fanno veramente una stragrande differenza quando è il momento di staccare gli altri. Andiamo. Vai, proviamo. Ale, ale, lancia, 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 lancia! Vai con il rapporto giusto, ale! Pam, 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 pam. Esplodi! Ultimo esercizio, sempre per sviluppare la forza rapida, anche questo va fatto in area a traffico chiuso oppure in pista. Ci si lancia, o addirittura gli atleti del BMX si fanno lanciare in queste scene che si vedono, ma attenzione, è proibito dal codice della strada e non va fatto in strada. Ti lanci nella scia della macchina, ti porti già a una certa velocità e anche lì fuori tutto da 140 e anche lì il picco deve essere 140 pedalate, arrivare se ce la fai fino a 180 pedalate al minuto. Va detto che questo esercizio della forza rapida va fatto fare ad atleti come te che sono esperti, che hanno una certa esperienza, non va assolutamente fatto in atleti amatori che non riescono ad andare magari oltre le 90 pedalate o nella maggior parte dei casi quando un amatore è abituato ad andare via sempre in maniera statica, 80-90 pedalate, un atleta di endurance che fa 6 ore 80 pedalate al minuto di media, ecco, in questo caso io sconsiglierei di fare questi esercizi le prime volte. Per gli atleti come te che fanno circuiti, che hanno bisogno dei cambi di ritmo, che hanno bisogno di brillantezza, sono cose che fanno fare la differenza. Allora Marco, come stai? Tosta, dura, molto dura. Più dure le salite o più dure tutte ste volate? Tutte ste volate, tutta la vita. A livello di tremolio, gambe, zuccheri, come ti senti? Arrivi veramente, ma veramente al limite, quasi allo sfinimento. Secondo me è importante per un atleta come te, che ha sviluppato maggior parte della sua carriera anche su discipline di endurance e adesso ti stai convertendo ai circuiti, secondo te, tra gara salita e gara in circuito, cos'è più duro? Allora, personalmente le ho provate entrambe e la potenza normalizzata più alta che io abbia mai fatto l'ho fatta in gara in circuito, quindi indubbiamente è più difficile e sono molto più dure le gare in circuito, anche se è difficile da credere. E questa è una cosa molto importante anche per gli amatori, capire questo concetto. Giustamente noi in Italia siamo innamorati della salita e incarniamo il concetto di ciclismo come salita, impresa epica, scalatore che stacca tutti gli altri. In realtà con questo tipo di esercitazioni che vi propongo e vi consiglio di fare, a parte la forza rapida che abbiamo detto prima, insomma, che è un po' particolare, capirete come, punto 1, bisogna essere ben alimentati dal punto di vista zuccherino, e punto 2, è estremamente duro, cruento fare questo tipo di sforzi, ed ecco perché andare a allenare anche questo regime di pedalata massimale vi farà avere dei benefit incredibili, perché comunque anche una gara di endurance è piena di micro sforzi massimali anche a queste cadenze. Dico bene o dico assolutamente male? Assolutamente sì, comunque capita anche nelle gare di endurance di dover fare magari non la salita di 10-15 km, ma dover fare quello strappo di 200-300 metri a una pendenza molto elevata, in cui lì le doti dello scalatore contano, ma fino a un certo punto hai bisogno anche di una grande potenza che poi tu andrai ad allenare con la forza esplosiva. Assolutamente sì. Assolutamente. Giustamente gli esperti diranno, ma allora vai uno scatto, vai due, vai tre, si va nel campo della resistenza lattacida. Certo che si va nel campo della resistenza lattacida, ma se non hai picchi massimali e non sei abituato, in lattacido ci vai subito. Spero di essere stato chiaro, io mi sono divertito come un bambino, anzi diamo un seguito a questa cosa che è bello vedere gli altri soffrire. Marco, ti sei divertito? Mi sono divertito, ho faticato, ma mi sono divertito un sacco. Bellissimo, io di più. Mi raccomando amici, scrivete qua sotto tutte le vostre domande e per tutti gli approfondimenti andate su enduchannel.net. Alla prossima. Alla prossima.